Carissimi amici dell'Ariete, buonasera. Allora, iniziamo con i nostri oroscopi settimanali mentre sto preparando quelli mensili. Andiamo a vedere questa settimana per voi dal 27 al 3 luglio, che cosa ci dice, quali sono le vostre novità. Ma nel frattempo ricordo a tutte quelle persone nuove che guarderanno questo video, se hanno voglia, se fa piacere, quindi di iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, per sostenere anche il canale, se avete voglia anche di commentarmi, lasciare un like, ok? Io sono qui che chiaramente vi rispondo. Se avete bisogno poi di me, nella voce informazioni del canale trovate i miei contatti, quindi potete tranquillamente scrivermi. Non rispondo a telefonate a numeri che non conosco, vi chiamo io dopo quando ho ricevuto chiaramente il messaggio. Allora, concentriamoci sulla stesa e quindi andiamo a vedere. Per voi del segno dell'Ariete, nella settimana, ripeto, che va dal 27 al 3 luglio, dal 27 giugno al 3 luglio, come sarà questa settimana? Andiamo a chiederlo a 5 carte, la classica stesa, non ho voglia di cambiamenti in questo periodo, e già ne sto facendo altri, ok? Quindi non ho voglia di cambiare stese. Andiamo quindi a chiederlo a 5 carte, poi giustamente andiamo a fare dei chiarimenti su quelle carte che ci risultano magari anomale, ok? Dove abbiamo bisogno di più informazioni. Allora, il segno dell'Ariete nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2022. Come sarà questa settimana? Quali sono le novità? Oh! Ai ai ai! Allora, si parla di sentimenti, qualche notizia spiacevole nell'ambito sentimentale, qualche dubbio, qualche incertezza, qualche decisione da prendere, un periodo comunque abbastanza fortunato, ma anche un distacco, una separazione, un chiudere con una situazione o con qualcuno in linea generica, da non riuscire a trovare degli accordi. Però vedo per voi comunque benessere emotivo, benessere fisico, vi vedo comunque sia star bene. Allora, andiamo a vedere bastoni e denari. Nella coppia vi posso assicurare che ci sono dei sentimenti chiari, limpidi, e questa è una cosa che comunque mi fa piacere, almeno nella coppia. Andiamo a vedere invece quali sono queste notizie spiacevoli che possono comunque arrivare, quindi andiamo a vedere questo 9 di spade rovesciato cosa vuole dirci, su quali situazioni ci sono dei punti di domanda o quali notizie che non vi piaceranno arriveranno in questa settimana. Quindi una carta per avere maggiori informazioni sul 9 di spade rovesciato. C'è un po' di malessere in merito comunque a una situazione bloccata, quindi avete, probabilmente c'è un qualcosa che verrete a sapere, ripeto, in merito a una situazione dove non sarà un qualcosa, non dico di positivo, cioè è una notizia che vi arriverà che non sarà una bella notizia. Questa notizia comunque sia vi porterà, ripeto, della malinconia, del malessere, oppure vi può portare semplicemente ricordi di persone, di situazioni comunque sia del passato che vi hanno creato dei blocchi, magari vi tornano a mente determinate cose, ok? Qualcuno che probabilmente ha causato eventualmente problemi, oppure state aspettando una notizia che tarda ad arrivare e che quindi vi blocca una situazione e vi porta questo certo, in un certo qual modo vi porta un po' di malinconia. Andiamo a vedere invece questi dubbi che ci sono.
oltre che i dubbi, questa decisione da dover andare a prendere, di cosa si tratta, quindi questo 6 di denari rovesciato cosa ci vuole dire. E noi andiamo a chiedere una carta per avere maggiori informazioni. Come se voi avesse dei dubbi in merito a un uomo, è come se voi in un certo qual modo pensiate che magari un uomo stia con voi, ok, per, non so, per convenienza, oppure vi sta ingannando in qualcosa, probabilmente sono dei vostri pensieri, sono dei vostri dubbi. Potrebbe essere, in questa situazione potrebbe essere a livello sentimentale, perché comunque qua stiamo parlando di sentimenti, e sono, ripeto, i vostri dubbi. Però vedo che comunque sia con un 3 di denari, comunque vi vedo star bene, vedo comunque sia dei successi, dei progetti che si stanno per realizzare, un qualcosa di nuovo, una gravidanza, un qualcosa che comunque sia vi sta portando, insomma, a stare bene, ad avere comunque in un certo qual modo della fortuna. Vediamo invece questo 3 di bastoni rovesciato, di cosa ci parla. 3 di bastoni rovesciato, una carta per avere maggiori informazioni. Oppure potresti avere dei dubbi in merito comunque anche a una donna, magari non è come se non percepite la sua armonia, la sua gioia, la sua sincerità, non la percepite sincera. Però, ripeto, cioè, possono essere vostri dubbi, vostri pensieri, ok? Allora, il 3 di bastoni, come vi avevo detto, parla comunque sia di una, in un certo qual modo, di una rottura di un legame, di un litigio, insieme comunque sia, cioè nei confronti comunque di una persona che ha una certa comunque posizione, una persona più grande di voi, che ha un certo successo, dove comunque sia in amore, ok, potrebbe anche essere la persona che è legata a voi, quindi probabilmente una rottura, più che rottura un litigio, potrebbe essere comunque sia un litigio insieme a questa persona. Ci possono essere, ecco, dei problemi, delle discussioni, per delle questioni, magari delle difficoltà anche, che comunque vanno risolte, perché poi vedo un 9 di bastoni rovesciato, mi parla comunque di novità, i due 9 anche qua, altre novità. Comunque vedo degli avvenimenti positivi, probabilmente la discussione quindi va chiarita senza problemi. Invece se andiamo più sotto ci possono essere dei cattivi, delle notizie, delle cattive notizie, magari per dei viaggi, per degli spostamenti, oppure un qualcosa che vi fa perdere la vostra serenità, ok? Un qualcosa che vi provoca in un certo qual modo un po' di tormento, oppure ci possono essere delle comunicazioni, ripeto, che sono sgradite. In amore comunque questa persona, vi dico che i sentimenti sono molto chiari, quindi il 6 di denari è un vostro pensiero. Andiamo a vedere ancora di più questo 6 di denari rovesciato, cosa vuole comunicare. Quindi andiamo a chiedere un'ulteriore carta su questo 6 di denari. Di denari rovesciato, un'altra carta per avere maggiori informazioni. Sì,
Sì, possono proprio essere dei dubbi che avete riguardante magari una coppia, riguardante proprio una coppia, un qualcosa che va a creare comunque sia un ostacolo oppure che va a bloccare magari una certa situazione. O potrebbe essere qualcuno proprio che vi provoca comunque un certo blocco, ok? Allora, e vi mette chiaramente dei dubbi nella vostra testolina, ok? O magari potrebbe anche essere un po' di gelosia. Andiamo a vedere comunque questo 3 di denari e 3 di bastoni rovesciato, cosa vuole comunicarci, visto che si parla di sentimenti chiari. La celebrazione di un qualcosa di bello, avete buttato delle energie, per voi, secondo voi sono inconcludenti, secondo voi avete sprecato tutto questo vostro tempo inutilmente, ma in realtà andrete a celebrare qualcosa di bello, ok? Quindi in questa settimana ci potrebbe essere dell'allegria, comunque delle problematiche che, ripeto, vanno a risolversi, degli accordi, comunque c'è in un certo qual modo il successo a livello quindi sentimentale, amoroso, ripeto, c'è un successo, un celebrare qualcosa comunque di bello. Bastoni e denari, potrebbe essere magari che nell'ambito di pagamenti, nell'ambito di qualcosa ci potrebbe essere un certo ritardo, forse per questo motivo vi blocca una determinata situazione sui pagamenti, su dei pagamenti che, ripeto, possono essere in ritardo. Questo sì. Andiamo a vedere ancora, quindi 3 di bastoni e 3 di denari. I sentimenti ve lo confermo, per chi è in relazione sono chiari, per chi deve incontrare qualcuno ci potrebbe anche essere un incontro passionale, quindi c'è un qualcosa comunque sia di bello, ok? E state attendendo dei soldi in questa settimana, attenderete dei soldi che tarderanno comunque ad arrivare, ok? Dove, ripeto, vi va a bloccare una certa situazione, ma il tutto comunque procede alla grande e procede per il meglio. Andiamo a vedere invece i nostri angeli cosa vi consigliano in questa settimana, quindi voi angeli e arcangeli, cosa consigliate al segno dell'Ariete nella settimana che va dal 27 giugno al 3 luglio 2022. Una carta soltanto andiamo a scegliere. Il mago, l'arcangelo Raziel, sei pronto, hai le risorse o le capacità per manifestare i tuoi sogni, la vita è magica. Quindi siete pronti per andare avanti, per andare verso il vostro successo, manifestate i vostri sogni, ditelo, cioè quindi realizzateli, andate tranquillamente avanti. E a fondo mazzo abbiamo l'otto di terra, il lavoro qualificato viene ricompensato, impara tutto quanto c'è da sapere su un argomento, rimettersi a studiare. Allora, siete pronti per quelli che sono i vostri sogni? Ok, procedete, andate avanti. Non pensate che le vostre energie in realtà siano energie buttate all'aria, perché in realtà non è così, perché alla fine ci parla di un lavoro qualificato, una ricompensa che voi riceverete per il lavoro che avete fatto. Da una certa situazione dovete comunque imparare, da un certo argomento, da una certa situazione dovete comunque imparare qualcosa. Sapete voi chiaramente qual è la situazione. Rimettersi a studiare, quindi riprendete in mano i vostri progetti, il vostro studio, il vostro lavoro, tutto quello che c'è da riprendere. Riprendetelo e continuate ad andare avanti e continuate a portare avanti, ripeto, i vostri sogni, perché adesso siete pronti, ok? Allora, questo è quanto per voi in questa settimana. Io vi auguro un buon fine settimana, vi mando un abbraccio grande e ci sentiamo presto. Commentate, 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 lasciate un like, un bacione.